con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures che distribuisce il film Il cieco che non voleva vedere Titanic al cinema da martedì 14 settembre 2021. Ben trovato. Ben trovato Federico, buongiorno a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Molto molto volentieri. Il cieco che non voleva vedere Titanic è un film che ha avuto un bellissimo premio, che è il riconoscimento del pubblico al Festival di Venezia, era in Orizzonti Extra, in questa sezione del Festival di Venezia, ed è il film più chiacchierato del festival, ne hanno parlato tutti. È un film che ha sorpreso e come tale, come distribuzione, abbiamo deciso di metterlo subito a disposizione per la sua visione a tutto il pubblico italiano. Il regista è un personaggio favoloso, è magnifico, si chiama Temo Nicchi, assolutamente fuori dagli schemi. Ho avuto già la fortuna di lavorarci in altre due occasioni con i suoi due precedenti film, che si chiamano Love Milla ed Euthanizer, entrambi film decisamente fuori dagli schemi, che hanno avuto un po' meno fortuna, ecco, nel percorso di visione al pubblico, ma entrambi sono disponibili, dopo che avremo visto Il cieco che non voleva vedere Titanic, anch'essi sulla piattaforma iwonderful.com. Il cieco che non voleva vedere Titanic, nello specifico, da dove nasce? Nasce da un'amicizia molto forte tra, appunto, Temo Nicchi, il regista, e uno suo caro amico che ha qualche problemino di disabilità, diciamo, non ha la vista, è cieco e allo stesso tempo è paraplegico. Per cui si sono incontrati, si sono trovati, hanno fatto un film assieme che racconta proprio queste difficoltà, racconta proprio questo mondo. Il nostro protagonista in pratica vive in una sedia a rotelle, in una casa che è circondata da oggetti di quando ancora aveva la vista, e è innamorato, ha una ragazza che sente continuamente al telefono. Lui si chiama Jaakko, lei si chiama Sirpa, sono due finlandesi dolcissimi. Non si sono mai incontrati nella vita vera, per cui un giorno, quando purtroppo Jaakko viene a sapere di notizie non buone sulla salute della sua ragazza, decide di andarla a trovare. E qui parte il film, perché un paraplegico non vedente deve prendere un taxi, deve prendere un autobus, deve prendere un treno per raggiungere la sua amata, e si dirà: ma chi sarà mai? Mi farò aiutare da qualche sconosciuto nelle stazioni. E parte un'avventura incredibile. Nel fare questo, Temo Nicchi ha deciso di incollarsi con la telecamera sul corpo e sul volto e sulle mani di Jaakko, trovando soluzioni cristiche molto interessanti, molto divertenti, perché poi ci si permette di immergere proprio nella vita di Jaakko e nel suo affrontare la vita quotidiana. Sono delle immagini molto sfumate e allo stesso tempo molto godibili e divertenti. Non racconto il resto, se ci arriva, se non ci arriva, cosa gli succede, perché è la parte più bella del film e la lascio agli ascoltatori. Di questa regia cos'altro sappiamo? Temo Nicchi è figlio di un allevatore di maiali. È una persona assolutamente squisita, è un regista autodidatta, e da autodidatta ha già prodotto diversi film e opere che hanno già vinto premi. Ne ho citati due in precedenza, che sono i film che, come i Wonder Pictures, abbiamo portato in Italia, ma ha fatto anche tantissimi cortometraggi e anche serie TV. Ho davanti a me il pressbook che racconta meglio di me il personaggio, e vi leggo questo: lo stile di Nicchi è meglio descritto come una satira politica dell'umanità, ben voluta ma impenitente. Ecco, quello è ciò di cui c'è bisogno sempre più oggi, rimettere l'uomo al centro, e lo fa con una eleganza, ma con una satira assolutamente geniali e fantastici. Vi invito a scoprirlo. In quante sale? Ecco, questa è una bellissima domanda, perché quella della uscita nelle sale è stata una nostra nuova trovata, nel senso che, come sappiamo, il mondo della distribuzione digitale e nelle sale è in continua evoluzione. Ci sono grandi player che passano allo streaming. Noi abbiamo voluto tenere assolutamente forte la concentrazione sulle sale, per cui il film si trova su iwonderful.com e al contempo in una quindicina di sale italiane. La troverete da Milano al Cinema Beltrade, all'antico Palazzo del Cinema, così come a Bologna, al Cinema Jolly, a Firenze, ma anche a Messina,
anche a Bari, sarà una diffusione lenta, ma raggiungerà la gran parte dell'Italia. Il cieco che non voleva vedere Titanic al cinema da martedì 14 settembre 2021, saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli di iWonder Pictures che lo distribuisce. A presto! A presto Federico, grazie come sempre.